Segretario Romanelli, noi ci eravamo sentiti proprio venerdì sera, qualche ora, un paio d'ore prima che ci fosse il comunicato ufficiale di Outokumpu, e lei, mi ricordo, invitava la massima prudenza quando, no, molti sostenevano che l'operazione per la cessione di Asta ad Aperam, la cordata Aperam, era cosa fatta. Lei diceva: no, no, attenzione, questa è una trattativa fra privati, ci possono essere sorprese, e sorprese ci sono state. Sì, anche perché, come dissi allora, una trattativa tra privati è una trattativa riservata. Ovviamente, alla luce delle notizie e oggi con le informazioni in parte che abbiamo, si è capito che di trattative ce ne sono state diverse, non solo quella con i due gruppi che avevano fatto l'offerta, ovvero Aperam e il fondo Apollo americano statunitense. Contemporaneamente, Outokumpu ha trattato con Thyssen, o Thyssen ha trattato con Outokumpu per salvaguardarsi rispetto alle possibili difficoltà finanziarie che erano insite nel rapporto tra le due multinazionali. E la decisione di Thyssen di riprendersi i siti considerati economicamente produttivi, ovvero AST e i centri servizi ad essa collegati, Turchia, Germania, Francia e Spagna, e VDM, che è la società che produce titanio, dimostrano che di fatto Thyssen ha agito a propria difesa, a propria tutela, recuperando quel miliardo e 260 milioni che erano, diciamo, che erano le posizioni esposte di Outokumpu nei confronti della multinazionale. Ecco, ma lei si aspettava questo finale a sorpresa, questo colpo di scena? No, direi una bugia se dicessi di sì. Cioè, le preoccupazioni erano legate al fatto che non decollava la parte conclusiva della trattativa, quindi questo lasciava pensare che potessero esserci altri soggetti in campo, certamente non ThyssenKrupp, che ThyssenKrupp nel 2011 ha annunciato l'uscita dalla produzione degli acciai. Quindi è un'operazione che non aveva, diciamo, nessuna precondizione, che potesse in qualche modo far pensare a un loro intervento. I fatti, come dicevo poc'anzi, invece sono stati smentiti da una decisione che a mio avviso è stata solo cautelativa, di difesa del credito che vantavano nei confronti dell'Outokumpu. E quindi si è trattato di soltanto di un'operazione finanziaria, secondo lei? In questo momento sarei portato a dire di sì, per i dati e le informazioni che abbiamo. Cioè, non, ripeto, ThyssenKrupp nel 2011 annunciò l'uscita dalla produzione di acciai, costituendo la società Inoxum e poi favorendo questa joint venture, questo accordo tra l'Inoxum e l'Outokumpu. Per cui la ThyssenKrupp AG, lo scatolone proprietario delle tante attività, aveva escluso nel 2011 la possibilità di permanenza nelle attività dell'acciaio. Mi sembra contraddittorio oggi quanto hanno deciso e se lo hanno deciso sul piano industriale. Tra l'altro faccio notare una cosa, che gli stabilimenti di Bochum e Krefeld rimangono di proprietà Inoxum Outokumpu. Per cui trovo un po' strano che cedono gli stabilimenti tedeschi e prendono lo stabilimento italiano. La trovo abbastanza particolare come operazione, non da tedeschi, Non da mettiamola così. tedeschi, beh, allora diciamo quali sono gli scenari che si prospettano per Ast? Cioè Ast torna di nuovo sul mercato, insomma, mi pare di capire questo? Essinger questo ha detto nella dichiarazione che ha fatto anche qualche ora fa, cioè che loro, nel caso in cui la Commissione Dà europea parere positivo, darà eccetera, eccetera. parere positivo, loro si impegneranno a gestire AST e VDM, ma si impegneranno anche a trovare soluzioni definitive. Tradotto, io credo che loro vogliano vendere, questo è il dato che emerge dalle dichiarazioni che hanno fatto sino adesso. E siamo punto a capo, quindi. Siamo punto a capo, anche qui Con i noi soliti rischi.
giusto di spezzatino, di vendite separate. E questo è quello che noi ieri al ministro Zanonato, al sottosegretario De Vincenti, abbiamo detto che va assolutamente evitato, per cui c'è bisogno di un ruolo fondamentale di Palazzo Chigi, del governo di Letta, nel chiedere al cedente Outokumpu e all'acquirente ThyssenKrupp di mantenere quegli impegni che hanno caratterizzato tutta la nostra iniziativa fino a venerdì scorso, ovvero profilo internazionale del gruppo che dovrà intervenire su Ast, perché noi non possiamo essere chiusi in una visione provinciale o nazionale. Mantenimento dell'unitarietà del sito, quindi significa di tutte le attività che ci sono, da Aspasial, società informatica, società di titanio, la società delle fucine, il tubificio, mantenerli tutti all'interno dello stesso gruppo. E la terza questione è garantire una gestione efficiente che ci permetta di stare sul mercato, quindi nell'acquisto delle materie prime, ma anche nella vendita del prodotto finito. Ecco, ma da qui a marzo, quando ci sarà appunto l'ultima parola della Commissione europea, che succede? Allora, Cioè, a chi spetta la gestione di la Ast? gestione spetta al cedente, quindi spetta Outokumpu. all'attuale management e all'Outokumpu, che deve garantire i flussi finanziari e il mantenimento degli spazi di mercato che hanno caratterizzato Ast fino adesso. Tant'è vero che nell'incontro che le organizzazioni sindacali di categoria dei metalmeccanici hanno avuto con l'amministratore delegato ha garantito che fino a marzo ci sono le attività, i volumi che garantiscono l'utilizzazione degli impianti a livelli interessanti. Ieri, o meglio, l'altro ieri c'è stato Zanonato a Terni, il ministro Zanonato, che effetto le ha fatto sentirgli dire che il governo italiano ha saputo a cose fatte dell'operazione Outokumpu ThyssenKrupp? Io non sono rimasto scandalizzato come tanti altri, cioè questa è la dimostrazione palese ed evidente che le multinazionali sono delle strutture, dei mostri che escono da quello che sono le competenze e le attività di un governo nazionale ed europeo, perché questa vicenda, se una morale ce l'ha, no? E possiamo trarla, ci porta a dire che le multinazionali non hanno nessun collegamento e non rispettano gli indirizzi di politica né comunitaria né nazionale. Tant'è vero che loro, secondo me, hanno fatto anche questa operazione, Outokumpu Thyssen, proprio per sfuggire dalle maglie che la Commissione europea aveva stretto intorno all'operazione, con la scadenza definita entro la fine dell'anno e con l'imposizione della scelta dell'acquirente. Quell'acquirente su cui la Commissione europea puntava aveva fatto una proposta per Outokumpu inaccettabile, e quindi hanno fatto un'operazione di, come dire, di divisione delle funzioni e dei ruoli, per cui sono tornati nella propria autonomia e contemporaneamente stanno sotto le soglie previste dalle norme per la concorrenza. Quindi a questo punto sarà anche per la Commissione difficile No. dire un no alla proposta che è arrivata o arriverà in queste ore alla loro attenzione. E quale sarà il ruolo che può giocare il governo allora a questo punto? Oggi il governo deve giocare un ruolo, e quando parliamo del governo parliamo del Presidente del Consiglio, In prima persona. che deve discutere con i propri corrispettivi, quindi governo tedesco e governo finlandese, e dire che l'Italia nella produzione di acciai speciali, INOX in modo particolare, è un paese che non intende essere sottoposto a un depauperamento inaccettabile, per cui la produzione di Terni è strategica a livello nazionale e come tale va difesa. Grazie, segretario.